il friulano, se avete notato, ha dei problemi, no? Lavora un po' troppo, ogni tanto beve qualche bicchiere in più, non so se si vede, e poi ha un problema, no? Nel parlare corrente, non si sa come mai, a metà discorso, butta lì una bestemmia. Un porco. E quindi io non mi permetterei mai di bestemmiare, ma dovete immaginare questo friulano seduto in stazione a Mestre, sulla panchina con due valigie, una di qua e una di là, che sta aspettando il treno per andare a lavorare a Roma. Adesso tu fammi, fai il campanello della stazione. Dai, fammi il campanello della stazione. Ding dong! In arrivo. Si informano i signori visitatori che il treno per Roma è in partenza al binario 3. Ding dong! Sì, grazie. Oh. Io can... Io porco. Io porco. Va giù verso i... Io porco, sotto passaggio, no? Io porco. Arriva sul treno. Io porco. Sempre paura che si dia con la scatola. È il corridoio questo. Arriva sullo scompartimento. Io porco. Oh. Tingo! A causa di un guasto tecnico si informano i signori viaggiatori che il treno per Roma è in partenza a binario 13. Io porco. C'è il repeat. Io porco. Scompartimento. Non collabora. Io porco. Oh, la bestia. Dindo! Il campanello del cazzo! A causa... La cosa più giusta! A causa di una citazione a sindacale si informano i signori viaggiatori che il treno per Roma è in partenza binario 1. Dindon, si informano i signori visitatori che il treno per Roma è in partenza binario 1. Che sta partendo. In premura. Entra sullo scompartimento. Dentro c'è una suora, lui si sbatte i coglioni. Io cance giornate di merda, e la suora gli fa: guardi che va all'inferno, eh! Io!